Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questa parte iniziamo subito andando a dormire come tutte le altre. Ed ora Cucu ci dice: bene, finalmente ti sei svegliato, ho delle notizie eccitanti per te. Ula Ula, l'isola di Ula Ula, o meglio il Kahuna dell'isola di Ula Ula, ha un po' di tempo libero per uno sfidante. Quindi vai a salpare da Awoli. Informerò la classe che è dove stai andando. Perfetto, quindi andremo sull'isola di Ula Ula per sfidare il Kahuna dell'isola di Ula Ula, che tecnicamente dovrebbe essere Augusto, se non sbaglio in italiano. Se non sbaglio viene tradotto da Nanu ad Augusto. Non so perché abbiano scelto questo nome, però noi andiamoci comunque. Quindi visiteremo una nuova isola dell'arcipelago di Alola. E bisogna prendere questa barca, sì, Tapu Village. Andiamo al villaggio Tapu e ci siamo. Entriamo qui. E questo è il buon Augusto. Allora, se non sbaglio lui è Crocodile, quindi direi di andare di Rowlet. Vediamo un po'. Salve. Oh, come hai trovato, come hai fatto a trovarmi? First do three come here and now you. Prima vengono quei tre ed ora tu. Devo trovare un nuovo punto. Un nuovo posto, anzi. Beh, immagino che sia troppo tardi per mandarti via. Iniziamo a fare questa sfida dell'isola. Ok, andiamo con Rowlet. Lui, se non sbaglio, ha Crocodile, infatti. Ok, vediamo se abbiamo fatto bene a mandare Rowlet, in caso perdiamo e rifacciamo. Ah, mi ha pure diminuito l'attacco, mannaggia lui. Andiamo di Leaf Blade. Ok. Ah, contrattacco lui. Godo. Godo che è morto così. Ma cos'è? Aveva beccato un roll bassissimo allora la prima volta. E poi abbiamo beccato un roll altissimo. A little uneventful. Un po', boh, sottotono. È abbastanza per una sfida, ma non per una... per una prova di una sfida, ma non per una sfida reale. Torna quando avrai più tempo. Ok, torna anzi quando avrò più tempo. Va bene, la prima sfida contro lui l'abbiamo fatta. Tu mi dici qualcosa? Ok, Augusto è un poliziotto pure. Stava parlando di una banda criminale di Kanto, quindi evidentemente le ultime Rocket. Forse ce li ritroveremo in questo episodio? Chissà. Nanu è molto, meglio, Augusto è molto pigro. È difficile riuscire a farlo combattere certe volte. Abbiamo visto. Ok, questo ci dà, anzi questa ci dà la Razor Claw. Tu mi dici qualcosa, io. Ok, niente, ci dice di andare via, perfetto. Quindi quella parte è bloccata. Possiamo andare da questa parte? Un visitatore? Mi domando come mai? Anche io me lo domando. Oh, abbiamo incontrato Acerola. Com'è la sua traduzione in italiano? Non me la ricordo. Quindi, lo zio ha pensato che non pensava che tu fossi forte abbastanza? Non preoccuparti, sono qui per aiutarti. Il mio nome è Acerola, comunque. Quindi, un modo semplice per avere un po' di esperienza è attraversare questo deserto. Alla fine ci sono le rovine dell'abbondanza dove vive Tapu Bulu. Sfidalo e vinci e sicuramente proverai il tuo coraggio. Allora, io qui metto subito un bel repellente perché se non sbaglio qua non c'è niente di interessante di Pokémon da prendere. Ci sono solo, mi sembra, un paio di Formalola, ma niente di che. E sinceramente, l'avete anche capito, il Formalola non è che mi facciano impazzire. Ora abbiamo un repellente, possiamo iniziare a esplorare. Quindi Big Nugget, Moonstone. Un allenatore lì. Allora, metterei in campo Solgaleo e andiamo ad affrontarlo. Pensi di avere una possibilità? Sì, assolutamente sì. Caro Bolzi. Ah, è questo lo youtuber che mi dicevate nei commenti, no? È uno youtuber che ha portato Pokémon Fire Rush qualche anno fa e grazie al quale anche è diventata, diciamo, famosa la ROM, appunto, questo gioco. E nel frattempo ha colpito Froakie con un attacco su cui non aveva effetto. Ah, perché era lui, ok.
Mi sembrava strano altrimenti. Andiamo poi di Ironhead. Ok, siamo riusciti a tirare giù questo Zoroark. E infatti il Pokémon simbolo di Volsi, se non sbaglio, è Zoroark. Ok, ecco perché ce l'aveva. Andiamo poi di Nidorino contro Charizard. E questa è una sorta di omaggio che hanno fatto quindi a quello youtuber. Ok, si mega evolve addirittura. Che cacchio. Andiamo poi di Bite. Va benissimo qualsiasi attacco dal momento che aveva così pochi HP. Ok, poi ti manda Froakie di nuovo. Questa volta però dovrebbe essere quello vero, quindi mandiamo Rowlet. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto. Poi Raichu di Alola, immagino. Quindi manderei Incineroar. Sì, intanto è uscita una notifica qui sotto di Nvidia. La tolgo, ecco fatto. Allora, Darkest Lariat. Dai, paralizzato, che culo però. Perfetto. Ed infine Rockruff. Quindi rimandiamo in campo Rowlet. Andiamo di Leaf Blade. A mettere Stealth Rock. Beh, avrebbe dovuto farlo di primo turno, però. Gardevoir. Allora, proviamo a mandare poi. Poi immagino che muoia, sinceramente. Immagino che Gardevoir tiri un attacco di tipo psico e mi one shotti Poipole, però un'opportunità gliela diamo comunque. Veneno Shock. Infatti, one shottato. Purtroppo ha pochissima difesa Poipole. E a questo punto immagino che Rowlet possa prendersi quei punti esperienza succosi di Gardevoir. Sì, vabbè, quanto danno mi hanno fatto? Andiamo di Sucker Punch. Vai. Ah, è vero che non è super efficace. Niente, sono stupido. Mi ero dimenticato del suo tipo folletto. A questo punto li prende sul Galeo. Sì, sempre se non muore per le rocce, effettivamente. Andiamo di Iron Head. Perfetto, abbiamo battuto anche Volsi. Cos'è che dice? È stato divertente. Fino alla prossima volta. Allora, qui troviamo un Alola Raichu, va bene. E già che ci sono, torno un attimo a curarmi i Pokémon perché Volsi me li ha martoriati. Quindi, curiamoci un secondo qui. Ecco fatto. E proseguiamo. All'interno del deserto. Deserto Aina. Spostati tu, grazie. Allora, proseguiamo. Andiamo di qui sopra. Qui abbiamo un pescatore. Pescatore, quindi immagino che Rowlet possa fargli un bel po' di danni. Pensa di essersi perso, tra l'altro. Giustamente un pescatore nel deserto. Non so quanto riesca a fare. Ah, Wishiwashi. E attiva l'abilità banco. Andiamo di Leaf Blade. Che un bel po' di danno se lo prende, eh. Poi ancora Leaf Blade. E Wishiwashi è andato. Peccato che dia comunque pochissimi punti esperienza. Poi Whiscash, lasciamo Rowlet. Danno 4 per con Leaf Blade, quindi dovrebbe andare bene. Livello 38, ottimo. Ed infine Krokorok. Lasciamo Rowlet di nuovo e andiamo di Leaf Blade. Ah, mi ha usato Bullo. Azza. No, peccato. Questa volta ha scommesso bene il buon amico qui.
Allora, quindi mandiamo, direi, Solgaleo. E usiamo Earthquake. Perfetto, abbiamo battuto questo marinaio. Rowlet, pure da morto, vuole provare ad evolversi, ma no. Allora, dov'è il nostro revive? Eccolo qui, no, max revive, anche no. Ecco, un bel revive su Rowlet e una super pozione. Ecco fatto. Poi direi di mettere davanti Solgaleo. Poipole rimarrà indietro, purtroppo, va bene così. D'altronde non possiamo portare avanti troppi Pokémon scarsi. Qui troviamo una iperpozione. E qui sopra non c'è nulla, perfetto. Andiamo da questa parte allora. Esploriamo questa parte del deserto. Lì c'era Volzi. Ok, abbiamo esplorato praticamente tutto il deserto, quindi sì. E siamo arrivati da Tapu Lele. È già lui. Tu invece cosa vuoi? Ah, è Serola, perfetto. Questo è Tapu Bulu, sì, l'ho sbagliato. Tapu Bulu sta dormendo ora, ma... abbastanza facile da svegliare. Ok, no, non voglio un altro repellente. Allora, vediamo di provare a catturarlo questo Tapu. Salviamo. Ecco fatto. Vai. Dovrebbe essere tipo lotta lui, giusto? Tapu Bulu incazzatissimo. Allora, come prima cosa, Velox Ball. Vediamo se siamo fortunati. Tentiamo la sorte. No, niente fortuna. Allora, ci usa Whirlwind, ma non può farlo. Andiamo poi di Nuzzle e paralizziamolo. Cos'ha esattamente? Com'è che si è curato? Con ha messo Camperboso? Non ho visto di preciso perché era troppo veloce il coso, il messaggio. Sì, ok, c'è Camperboso, ci curiamo tutti. Quindi Camperboso. Quindi lui è di tipo erba. Vai, proviamo a tirargli una ball ora. Direi di andare per adesso con una level ball. Poi se i turni dovessero diventare troppi andremo di timer ball. Niente, è uscito subito, mannaggia lui. Il Camperboso dura all'infinito. In generale i campi durano all'infinito. Mi sembra durino per 5 turni se non sbaglio. Non per tanto. Riportiamolo un po' giù di vita. Mi sa che infatti è finito ora. Andiamo di level ball. Infatti non si sta più curando. Perfetto, paralizzato. Iniziamo con le timer ball allora. Andiamo di nuovo di Timer Ball. Niente, continua a uscire. E continua a voler usare Turbine, cioè, boh, va bene. Niente, oh, esce in continuazione. E va di Mega Drain, ok. A questo punto però bisogna ridargli un attacchino, quindi andrei di Nuzzle di nuovo. Ecco fatto, teniamolo lì a vita rossa. Ed ora è iniziato con Incornata, va bene. Contento lui. Andiamo ancora di Timer Ball. Perfetto, finalmente catturato. Allora, preso Tapu Bulu, infatti Erba Folletto. Ok, no, non gli diamo un soprannome. Preso. Nanu should take your challenge now. Perfetto, ora Nanu, ovvero Augusto, è costretto a sfidarci. Ok, non attivo il repellente per fare questi due passi. Becchiamoci i Pokémon che escono e facciamo fuga con Pikachu. Fuga. Ecco qua. Trap Inch. Ok. Fuga di nuovo.
E siamo già alla fine del deserto, non prima di aver incontrato un ultimo Pokémon selvatico che è Dugtrio di Alola. Che se non sbaglio non ho ancora catturato, quindi io una Velox Ball gliela butto così. Poi massimo se ce l'ho doppio lo elimino, ma niente, allora non lo prendo nemmeno lui. Non mi interessa, via, Shock, fuggi. Non voglio perdere tempo a catturare un Dugtrio di Alola. Ecco fatto, fuggi. Ciao. A questo punto possiamo andare nel centro Pokémon, curare i nostri Pokémon. Ecco qua. Andare poi nel box e prendere Tapu Bulu, numero 787. Quindi è esattamente qui. E anche il secondo Tapu è stato preso dopo Tapu Lele. Bene così. E già che ci sono, sapete che tiro un bel save. Ecco fatto. Così almeno siamo a posto. Ed ora possiamo sfidare effettivamente il buon Augusto, che però farà un po' la merdina. Vediamo, eh. Salve. Ancora tu? Immagino che tu voglia una rivincita. Ma perché non fai questo? Ci sono alcune persone che ti stanno cercando. Penso che sia una sfida per te. Non tornare fino a che non le hai sconfitte. Dovrebbero essere da qualche parte nel Thrifty Megamart abbandonato. Megamart abbandonato? Quindi un centro commerciale abbandonato? Ok, quindi dobbiamo andare a cercare. E se non sbaglio dovrebbe essere tipo a sud, qui sotto. Quindi percorso 14. Allora, dai. A questo punto però direi che la prossima parte la faremo nel prossimo episodio perché questa è già durata abbastanza. Abbiamo catturato Tapu Bulu, abbiamo iniziato ad esplorare, anzi abbiamo esplorato completamente il deserto Haina con al suo interno anche Volzi, la citazione allo youtuber, e abbiamo iniziato ad esplorare anche l'isola di Hoola Hoola. Io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!